Angelo, è forse l'ultima partita, fra virgolette, tranquilla prima del Tour de Force fino al 6 gennaio, quella con l'Alto Tevere? Sì, pensando che nel campionato italiano tranquillo non sta mai bene di salute, però insomma è ovvio e sappiamo che la seconda parte, la parte finale del calendario è quella che ci riserva gli scontri con squadre di alta classifica. Proprio per questo è importante tenere la testa partita dopo partita, e in queste partite, due partite che ci rimangono al Palapanini, cercare di fare più punti possibile per arrivare a questi scontri, diciamo, più sereni, più tranquilli e soprattutto con la coscienza a posto. Faccio una nota storica: la Panini è arrivata al massimo 8-3-0 consecutivi, la Panini storica 85-86, era prima di Velasco. Ci puntate quel record lì, non ci guardate assolutamente? Ma guarda, insomma, quando si fanno queste domande si dice sempre non conta niente. Conta il fatto che se sei vicino a una cosa che hanno fatto poche volte, vuol dire che stai facendo una buona cosa. Questo qui è quello, credo, l'essenziale della faccenda. Dire che insomma eravamo afferratissimi su questo record, no, però adesso che lo sappiamo, magari è anche uno spunto per non perché le partite debbano essere vinte sempre 3-0, ma per essere magari ancora un po' più tignosi domenica prossima, lunedì prossimo. Cosa c'è da temere dell'Alto Tevere? Allora, innanzitutto, dopo un inizio ovviamente un po' incerto perché hanno cambiato tantissimo, però insomma adesso ha alzato il livello e soprattutto, diciamo, è una squadra che è guidata da un bravissimo pareggiatore che, diciamo, è l'anima, come lo è stato l'anno scorso, piano piano lo sta diventando anche quest'anno. E ha una batteria di schiacciatori importante, non solo talentuosa, ma soprattutto anche fisica. Il Maric, che adesso è entrato al posto di Barotti, non so insomma chi dei due giocherà, però Maric è un giocatore che si conosce da tanto tempo e se non fosse stato per dei problemi fisici che ha avuto in gran carriera, sarebbe stato un giocatore che poteva puntare ad altissimo livello. E Randazzo, che sulla scia dello scorso anno, insomma, sta incrementando la sua esperienza e la sua evoluzione tecnica, e finalmente Dore, un ragazzo a cui sono legato perché l'ho avuto nella nazionale giovanile, che ha spazio per, insomma, nel sestetto e sta dimostrando le sue qualità. Questi sono tre giocatori talentuosi dal punto di vista dell'attacco, che alternano giocate molto importanti sulle mani del muro, e insomma con questo pareggiatore qui secondo me è una squadra che sta crescendo nel cambio palla e che crescerà sempre di più. Proprio per questo dobbiamo stare attenti in battuta e avere pazienza nel nostro cambio palla. Ritorno per l'ultima domanda un po' indietro a Forlì. Hai detto che aspettavi i momenti di difficoltà per vedere come reagiva la tua squadra. La risposta c'è stata, sei soddisfatto di quello che hanno fatto contro Ravenna? Sì, sì, volevo essere presuntuoso, nel senso non è che prima non abbiamo avuto, però il punto a punto è sempre un qualcosina di diverso rispetto a comunque una partita tirata, ma che si mette in maniera più tranquilla. Per come si è sviluppato quel set lì è sicuro che per essere arrivati punto a punto 32-30 qualcosa di non buono l'abbiamo fatto prima, però è sicuro che dopo, nel momento più caldo della partita, al di là di due occasioni che ci hanno regalato gli avversari, però abbiamo fatto dei buoni cambi palla e nell'unica occasione punto che abbiamo avuto siamo riusciti a concretizzare. Quindi questo qui è stato un aspetto importante, soprattutto perché poi dopo, una volta arrivati punto a punto, i ragazzi non sono stati a guardare quello che era stato gli errori fatti, ma sono stati a pensare avanti e alla palla dopo, e questo qui spero che sia, insomma, uno stile che ci si porta dietro per lungo tempo. Angelo, questa è stata la prima settimana di Modena capolista solitaria, tu conosci la tua squadra e conosci la città, come riesci a isolare il gruppo, un gruppo giovane, dalle pressioni e dall'entusiasmo che magari è intorno a questa squadra? Diciamo che magari con qualche rischio isolarlo adesso no, perché siccome non è una cosa che si vive tante volte, starci è bello ed è bello starci con Modena. Ecco, questo qui è un rischio un pochettino, perché magari insomma nessuno di noi è Zorro, magari un po' ti puoi deconcentrare, però è bello perché è un qualcosa
che se c'è adesso dell'area frizzantina in città vuol dire che è un qualcosa che ci tiene la città, e siccome il nostro primo obiettivo è quello di stare attaccati a loro, è un qualcosa che non vogliamo vivere lontano da loro. L'altro aspetto è il cercare di rimanerci più lungo possibile, e quindi presunzione, ma è volontà di continuare, sapendo che è un campionato difficile, però insomma certe situazioni quando si conquistano bisogna cercare di lavorare per tenerle, perché sennò svilisci il lavoro che hai fatto per conquistarlo. Ecco. E per il resto, insomma, il fatto che il Modena non lo sia da tanto tempo, ieri siamo stati alla cena del Panatro, no? Abbiamo parlato di una poesia, di un libro di poesie dove ci si chiedeva se cuore e amore fanno ancora la rima, no? Ecco, io spero che quest'anno possa fare la rima tra noi e Modena, noi ci proviamo a mettere il cuore, Modena e l'amore.